altro. Ciao. Oh, eccolo qua. Salve Antonio. È paesano mio. Eh? È paesano mio. Ah, sono contento di questa cosa. Buongiorno a tutti. Gentili, buongiorno. Sono Antonio Diana e vengo dal Molise. Bravo. E per oggi le ho portato un piccolo regalo per lei. Grazie Antonio. Un piccolo souvenir. Un souvenir? Che noi la chiamiamo, perché siccome sono ucciso... Cosa mi sta tirando fuori? Mi sono ucciso il primo work la da settimana, sono portato anche salsicce. La salsiccia? Non posso toccare la salsiccia? Non tocchi la salsiccia. Era un work mio. Ero... Tenga. Ma guarda, ma che... Ma per se può vivere così? Cioè, sembra... Sono ucciso il primo work la da settimana. Come? Che? Parli italiano. Che ha detto? Sono ucciso il primo work la da settimana. Sono ucciso il primo porco la settimana. Sembrava... Sembrava brutto in burtanina. Antonio, lei è bello ruspante, mi piace. C'ha ste guance rosse. Dio mi benedica. Beh, ma è salute o ubriaco lei? Ah, non lo so. Non lo sa, beh, esatto. Tu. Lei allora cosa fa nella vita oltre a cido o porco? C'ho un'attività ristorativa ad Agnone, un bar ad Agnone. Un bar. Al paese delle campane, non so se qualcuno ci è venuto. Agnone, come sì, no? Agnone. Il paese delle campane? Sì. Non si dorme lì? No. Ding dong, ding, continuazione, è strazio. Senta Antonio, lei è fidanzato, sposato? No, no, per colpa di mia suocera sono single, però vorrei salutare la mia amante di Castiglione, Messer Marie. Un grandissimo saluto. Mi perdoni, in che senso per colpa di sua suocera? È colpa di mia suocera, mi ha fatto lasciare, dice che ne va buoni. Ha detto che la figlia aveva altre aspettative di vita. Io mi sono raccasato che l'amica sì, e mo la saluto, la mia amante. Per colpa di mia suocera sono single. Oh, lo vedi, cioè si traduce da solo, bravo. Oh, perché sua suocera cosa ha fatto? Ha decretato che io non sono... Ha decretato, che è Conte. Più o meno. Ha decretato. Che non sono un uomo per la sua figlia. È uscito il DPCM ad Agnone. Che ha detto qui? Ha detto che non sono adatto per la sua figlia. Alla sua figlia. No. E lei se ne è abbondantemente... Mente, ha approfittato della sua amica. Ma da amica della suocera? No, della figlia. Ah, della figlia, sì. Della figlia. Quindi ora sta con l'amica della figlia. La mia amante. Sì, l'ho capito. Okay. E la saluto con tanto cuore, questi due giorni mi è mancato. Ammazza, stai caricato a pallettoni. Sempre. Bravo, 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 bravo. Vabbè, bravo. Bravo Antonio. Bravo. Attento Antonio. Vai. Il nostro salottino si schiude dinanzi ai suoi occhi e come vede ci sono delle proposte, sì, sono sicuramente tutti sieronegativi, molto... ma hanno altre patologie evidentemente, perché, vabbè, chi sceglie? Sicuramente il Brasile, mi sembra... Vieni qua, Brasile! Eccola qua, un attimo che si affetta e poi possiamo cominciare. Dio ti benedica! Bene, signorina, basta, basta! La prego, basta, si calmi, si calmi. Buonanotte, buonanotte. Da lontano, C'è questo tsunami di chiappette. Oh, ok, ma c'è ragione sua suocera però. E lei è un Forse demone. Sì. Se mi piace, capo. Se ti piace, però questa mica è in vendita. Dio ti benedica comunque. Quello Amen, sempre, grazie. Sempre. Amen, grazie e prego. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ha un piumaggio diverso. Diverso. Oggi. Sì, è la stagione degli amori, vede? Bravo. Gli amori. Dai, calmo. Prego, cara. Vado? Allora, attenzione, Antonio. Dimmi tutto. In italiano, a quali personaggi corrispondono i portoghesi? Fulano, Beltrano e Sicrano, Gaspare, Melchiorre e Baldassare, Tizio, Caio e Simprogno, qui, qua e qua. Gaspare, Melchiorre e Baldassare. Gaspare, Melchiorre e Baldassare. I re magi? No. Sono Tizio, Caio e Sempronio, quel modo di dire che si usa sì. Spesso. Per culo. Esatto. Lo so, dalla zona mia, Tizio, Caio e Sempronio ti pigliano per culo. Quando per il culo, bene, grazie. Mi dispiace, Antonio. Ok, mi dispiace, Antonio, la devo salutare. Peccato perché è molto simpatico e poi... Ci rivedremo presto, se Dio vuole. Che è una minaccia. No, vabbè, ci m'aveva una cosa anziano. Va cosa. Bene, d'accordo. Grazie, Brasile. Prego. Aspetti che schiappetta un attimo. Di lavoro. Ah, non schiappetta più. Arrivederla, Antonio.